Francesco gli attorno. Allora, mi dicevi la strada? Io non la conosco affatto. Oddio, l'ho fatta tanti anni fa. Però per problemi miei non sono proprio venuto a provare la strada. Per cui, come vedevo, acceleravo. Come vedevo la strada, andavi a braccio, come si dice. Sì, andavo come la vedevo, andavo. Poi ho avuto qualche problema di leveraggio al cambio, però ho abbassato il tempo, ho fatto soltanto una mancia ieri, per cui non il cambio ha avuto noi al cambio, però sono arrivato. Ma qui. Le emozioni che ti dà la Coppa Sila? La Coppa Sila è indescrivibile, è un'emozione indescrivibile. Io faccio tutto, faccio il cammino italiano, autostoriche, dal Trentino fino in Sicilia, di cui io il giorno 1, 2 e 3 sono a Trapani, a Erice, poi il 10 Caltanissetta, i primi di ottobre Coppa del Faro e poi vado al Costo per finire il campionato italiano. Quindi chi più di te può valutare il percorso della Coppa Sila? È una gara stupenda, meravigliosa, però dovrebbe essere più curata come percorso, questo. E ci vorrebbero persone più qualificate durante il percorso di gara. Bene, gli organizzatori sicuramente ascolteranno questo tuo consiglio. Grazie Francesco. Grazie a lei. Sul podio. E quindi addirittura deleghiamo i giovani a ritirare i premi in attesa che il resto della famiglia è d'accordo. Ecco, se volevi arrivare a quello te lo posso anticipare io, con sempre il resto della famiglia è d'accordo, perché talvolta qualcuno affitta anche delle seconde case per mettere tutti i trofei che vince durante la sua carriera.